Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Oggi stiamo tornando un po' sui nostri passi, c'è da dirlo, ammettiamolo, avevamo detto basta, lo buttiamo, lo seguiamo a metà, lo buttiamo in un vulcano, ma poi alla fine ci caschiamo sempre, porca miseria. Però non con gli stessi che abbiamo usato fino ad oggi. No, qualcuno ci ha suggerito nei commenti, e lo ringraziamo, di provare il Broadlink RM4 Pro. Quindi tenteremo non solo, prima cosa importante, di connetterlo. Vediamo se impazziamo prima. Soprattutto quello. Se vediamo... facciamo tipo le 4 del mattino, giù ecco. Di lì. Quindi Marco dormirà qua a casa mia. Sì. Vedremo anche se la portata del segnale RF, della radiofrequenza, arriva fino al cancello. Perché più o meno da casa mia al cancello ci saranno... 15 metri? Più o meno. 15-20 metri. Sì, c'è la porta finestra davanti che magari può creare qualche interferenza, però dicono che da casa dovrebbe funzionare. Proviamo, siamo qua apposta. Proviamo, facciamo tutti i test e vediamo... vediamo come va. Se perlomeno un pochino si può riprendere in considerazione questa tipologia di prodotti. Vediamo. Ma se soprattutto voi volete premiare il fatto che siamo tornati nuovamente su questo benedetto Broadlink, vi chiediamo... Io non ero d'accordo. Lui non era d'accordo, ho insistito un po' di più io e spero di non pentirmene. Quindi tornando a quello che dicevo prima, se per un minimo ci volete venire incontro, vi chiediamo di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace e attivare la campanella, così da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video, viste le novità che stiamo mettendo ultimamente. Ed ora, facciamoci il segno della croce, guardiamoci la nostra... sigla e poi iniziamo. Vai! Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo ad aprire il pacchetto e vediamo come ci andrà questa volta. Questo è il Broadlink RM Mini 4 Pro. Adesso lo apriamo, vediamo che cosa contiene. Beh dai, il package sembra un po' meglio di quelli che avevamo preso fino adesso. Eccolo qua. C'è il prodotto, c'è il suo cavetto, c'è il solito supporto per poterlo montare a muro e i manuali di istruzione. Va bene, l'unboxing è stato veloce e adesso speriamo che sia altrettanto veloce anche l'installazione. Dai, ci vediamo dopo. Entriamo nell'applicazione Broadlink. Prima di questo, assicuratevi di aver collegato il vostro apparecchio Broadlink all'alimentazione. All'interno non viene dato l'alimentatore, viene dato solamente il cavo USB, mini USB e il dispositivo. Quindi procuratevi un alimentatore e collegatelo. Qui ci chiede di accedere. Una volta fatto l'accesso, vi comparirà la schermata per poter configurare il vostro dispositivo. Quindi clicchiamo su o aggiungi dispositivo oppure il più in alto a destra è uguale. Add new device, la prima voce. Andiamo a cercare Universal Remote RM4 Pro. Qui ci dice che una volta acceso il dispositivo deve lampeggiare, passeranno 3 secondi da quando si inserisce la spina e dovrebbe lampeggiare. Controllate questa cosa, il lampeggio lo fa in maniera corretta come nella dimostrazione e clicchiamo avanti. Broadlink desidera accedere alla nostra rete Wi-Fi. Facciamo accedi. Il messaggio in alto dice: vai alle impostazioni del tuo telefono e accedi alla rete Wi-Fi del tuo dispositivo. Torna nell'app Broadlink per continuare la configurazione. Entrate nelle impostazioni del vostro cellulare e come vedete compare Broadlink Wi-Fi Device. Ci cliccate sopra. Una volta che vi risulta connesso, torniamo nell'applicazione. Gli diciamo sono già connesso. È consigliabile disabilitare i dati cellulari durante questa configurazione, quindi noi entriamo qui, disabilitiamo, gli diamo fatto. Proviamo la connessione, cliccate sulla rete di casa vostra, c'è già la password e proviamo. Ragazzi, il momento è topico.
Luce verde, verde. No, ragazzi, no, cioè ci viene da piangere. Andiamo avanti. Abbiamo il nostro dispositivo. Lo aggiungiamo ad una camera. In questo caso lo metto come soggiorno. Clicchiamo su scegli un nome al dispositivo e lo chiameremo Broadlink. Eccolo qua. Facciamo salva. Salva. Ci viene fuori il pop-up che il nostro dispositivo vocale ha già trovato il Broadlink e adesso andiamo su usa il dispositivo ora. Ci avverte che l'inglese è l'unica lingua supportata e iniziamo. Facciamo add appliance e vogliamo configurare il televisore, quindi clicchiamo su TV. Su questo messaggio diamo don't remind again e andiamo avanti con add appliance. Qui ci chiede la marca del televisore, senza andare a scorrere i 7 milioni e mezzo di marche, clicchiamo su LG e vuole sapere il modello specifico. Abbiamo provato a inserire la sigla trovata sul televisore all'interno della ricerca, ma dà no result, quindi probabilmente il nostro televisore non risulta tra questi. Clicchiamo su can't find my model e insiste chiedendo il modello. Una volta inserito il modello esatto del televisore che trovate nella parte posteriore del vostro televisore, diamo done e next. E qui adesso inizia la vera e propria configurazione del vostro telecomando. Con la prima opzione abbiamo il 95% di possibilità che vada a buon fine. Facciamo una prova. Test 1 e ci dice di provare a schiacciare sul tastierino che abbiamo per vedere se ha una corrispondenza col televisore e quindi se questo si accende. Ok. Proviamo subito l'accensione e il televisore si è acceso. Quando il nostro Broadlink si è comportato bene, ha fatto il bravo cucciolotto e ha lanciato il messaggio corretto e il televisore ha risposto, gli diamo it works well. Ok, congratulations, the remote for your application. No, for your appliance has been added successfully. E meno male! Facciamo un bel tap su continua. Dove si trova il dispositivo? Si trova in soggiorno. Diamo soggiorno, scegli un nome del dispositivo. Lo chiamiamo TV. Perfetto. Vediamo se non dà difficoltà come il suo predecessore, il Broadlink RM3. Perché su quello, se non scrivevamo per esteso TV, non lo prendeva. Ma noi adesso facciamo la prova. Diamo l'ok. Ci spiega praticamente che si devono controllare determinate funzioni per l'accesso. Noi spiega comunque che il televisore è stato accoppiato, il prodotto che se lo fa funzionare è il Broadlink, è in soggiorno, eccetera, eccetera. Lo so. Fatto. E adesso clicchiamo su usa il dispositivo ora. Qui ci avverte che alcuni tasti sono grigi perché non sono stati ancora configurati e quindi anche se premete non funziona, non succede niente. Facciamo ok, abbiamo finito. E adesso spostiamoci sulla nostra assistente vocale. Vediamo se ha recepito anche lei che deve funzionare. Entriamo nell'app del nostro dispositivo vocale. Dovrebbe comparire un pop-up che ci avverte che ha trovato un nuovo dispositivo. Eccolo qua, ha trovato due dispositivi. Facciamo visualizza, uno temperature. Probabilmente la temperatura, come dice Marco, tanto vedete il pop-up che ci avverte che il televisore è connesso, ci vuole, come nell'RM Mini 3, ci serve un accessorio che possa rilevare giustamente la temperatura. Quindi sì, l'ha aggiunto, ma funziona no. Andiamo su TV, vediamo cosa ci dice ed ora ci basta fare le prove direttamente con il nostro assistente vocale. Accendi TV. Spegni TV. Ragazzi, è incredibile, ce l'abbiamo fatta. Il primo colpo è andato tutto perfettamente liscio come l'olio. Allora, sappiamo che questo comanda anche i cancelli RF, quindi in radiofrequenza. Abbiamo fatto delle prove, il problema però è l'antenna del mio cancello di casa. È poco ricettiva, cioè anche col telecomando bisogna essere proprio vicini per far sì che funzioni. Quindi per quanto riguarda gli RF faremo un po' di prove, dopodiché se abbiamo novità vi faremo sapere. Per quanto riguarda invece il remote control Broadlink RM4 Pro, configurato immediatamente, cioè proprio tempo zero, si è configurato subito. C'è da dire che adesso utilizzano il sistema del Panavalar, sì, che nessuno questo considera, ma che secondo noi comunque rimane sempre il top dei top. Sì, sì, è vero. Praticamente adesso, come avete visto, si collega tramite direttamente il telefono, si collega
tramite il Broadlink nel Wi-Fi. Sì, fa da ponte il cellulare e quindi riconosce immediatamente il Broadlink. Altra cosa, per quanto riguarda gli altri tasti che potevamo configurare, in questo momento non lo abbiamo fatto. Perché? Perché io ho, come dicevo nei precedenti video, ad esempio il tasto del volume non è abilitato sul televisore perché ho una soundbar di Sky collegata. Quindi faremo adesso prima la configurazione di un tot di tasti del televisore, anche se serve solamente accensione e spegnimento qui e basta. Dopodiché faremo la configurazione invece del Broadlink direttamente con Sky Q. Faremo di nuovo tutti i passaggi, faremo la configurazione e per quanto riguarda la parte audio andremo a configurare anche quella. Trovate qui sotto, come di consueto, il link per procedere all'acquisto. Stavolta possiamo dire che perlomeno intanto con gli infrarossi funziona egregiamente, quindi trovate qui sotto il link per poter procedere all'acquisto tramite Amazon. E direi che per questo video è tutto. Ci vediamo... immensa soddisfazione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!